Terza okay. dose, al di là dell'età, tu te la faresti o non te la faresti? Sì, che me la faccio, perché ho visto che se l'ha fatta anche il Papa, anche se l'ha fatta lui. Però il papa è un po' più avanti con l'età, voglio dire, no? Sì, però se l'ha fatta lui, che è anziano, okay. io ne ho 48. Allora di donne non parliamo, va bene? No. Perché so che dopo ci sono le critiche, sì, non lasciamo perdere. Evitiamo. Terza dose, in questi giorni si parla molto di. Si è parlato a livello internazionale, ma anche in Italia sta pensando di cominciare a fare la terza dose. Tu cosa ne pensi? La mia nonna l'ha già fatta la terza dose, quindi. È stata bene? Ha avuto disagi? Ha avuto no, qualcosa? No, non ha avuto nessun sintomo, ma neanche con le dosi precedenti. Il problema è che c'è chi è. La tua nonna fa le docce fredde la mattina per caso? No. La mia nonna ha 90 anni, non fa le docce fredde. E non ha avuto nulla. Sì. E la terza dose dovremmo farla tutti, presumo, ecco. Speriamo non ci siano effetti collaterali. Certo. Speriamo bene, ecco. Però dovremmo farla tutti. Se diranno così, dovremmo farla tutti. Cambiamo un po' discorso, vediamo un po' di cose calde adesso qua col mercato. Calde, tanti maglioncini, arriva il freddo, quindi maglioncini, pelosini, pantaloni in panno, pantaloni caldi, della tuta per tutti i giorni, ma anche insomma per il sabato sera, visto che adesso hanno aperto le discoteche. Noi abbiamo un po' di tutto, ecco, veniteci a trovare da noi e in tutti i nostri mercati. Grazie. Grazie, buongiorno. Ciao. Belle. Terza dose. Vai. Sei favorevole, contrario? Favorevole. Se qualche aspetto, ho telefonato al mio dottore e gli ho detto quando mi fa la terza dose, mi ha detto che deve passare 6 mesi, me le fa a gennaio. Bene. Io sono favorevole al vaccino. Quindi tu non hai meno di 60 anni? No, di più, tanti di più. Ah, ok. Grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Buongiorno mercato, anche oggi facciamo il nostro servizio. Purtroppo ancora c'è tanta gente che ha la mascherina giù dal naso e tanti, proprio questo signore che sta passando adesso. Signore, per cortesia la mascherina, grazie. Signore, per cortesia la mascherina. Basta, non so cosa dire. Buongiorno a tutti. Bentornati al mercato di Chioggia. Siamo rientrati a Chioggia dopo una bellissima fiera fatta a Rovigo. Anche i signori di Chioggia sono venuti a trovarci perché i nostri clienti che ci vogliono bene non ci abbandonano mai. Grazie, grazie, grazie. Alla prossima. Signori, vendite speciali, solo speciale oggi, 10 euro. Terza dose, d'accordissimo, stiamo camminando in mezzo alla gente perché ci siamo vaccinati. Tu quanti vaccini hai fatto adesso? 2. Hai avuto qualche problema? Assolutamente no, sono 40 anni che faccio il vaccino anti-influenzale, sto bene della Madonna, mai avuto un'influenza. Domenica vieni a fare il bagno con noi? Guardi, io sono quello, io amo l'estate, caro Andrea, io amo l'estate, il caldo, il sole, i tropici, vi invidio però, scusate, ho anche dei limiti. Ciao, buona giornata, ciao. Buona giornata, ciao. Io ho fatto il mio vaccino, se è obbligato, se indubbiamente indicazione serve, va fatta. Va fatta a tutela delle persone fragili, di chi ha già fatto, prosegue sulla terapia, su quello che può essere la sicurezza che ci viene descritta dal vaccino, dai medici, e poi con l'augurio che anche chi è diffidente possa avvicinarsi e farlo per completare il massimo della copertura vaccinale per la popolazione. Grazie mille. Grazie.